Aldo Garozzo, presidente di Confindustria Siracusa, oggi il padrone di casa a cui abbiamo discusso di startup, un accenno in vista anche dell'appuntamento che ci sarà il 28 febbraio con lo sportello Imprendi Sicilia, quindi un aiuto concreto ai giovani che vogliono fare impresa. Beh, Siracusa è percepita come la provincia che ha la zona industriale più grande d'Italia, legata essenzialmente alle grosse industrie, legata al mondo della petrolchimica, del petrolio, dell'energia. Noi stiamo incominciando a lavorare ormai da qualche anno per far sì che Siracusa possa diventare anche una zona particolarmente ricca per quanto riguarda le piccole e medie imprese. È chiaro che dal punto di vista iniziale, visto che abbiamo perso tutta l'epoca dei distretti produttivi, perché la nostra zona non ha avuto un distretto produttivo legato a nessuna delle attività delle piccole e medie industrie, stiamo secondo me perdendo il secondo passaggio, che è l'evoluzione delle piccole e medie imprese nei distretti produttivi come reti d'impresa. Stiamo cercando di recuperare del tempo attraverso le start-up e ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, perché i giovani sono innovativi, hanno la capacità di portare avanti discorsi nuovi, e la settimana prossima apriremo lo sportello Imprendi Giovane proprio per seguire le start-up. Oggi siamo qui con l'Ordine dei Commercialisti, abbiamo discusso la nuova normativa legata alle start-up. Le start-up costituiscono una iniziativa delle attività piuttosto moderne, nuove, per poter lanciare il settore delle piccole e medie imprese anche nella nostra provincia. Amedeo Sacrestano, commercialista a Roma ma anche pubblicista del Sole 24 Ore, ci ha oggi intrattenuto facendo da relatore a questa splendida, a questo splendido workshop, ci è piaciuto chiamarlo, sulle start-up innovative. Lei all'inizio del suo intervento ha detto che i commercialisti sono dei facilitatori culturali. In che senso? Beh, diciamo, i commercialisti sono portatori di un pensiero tecnico, il pensiero tecnico che serve per far crescere, sviluppare e allargare sui mercati anche esteri le nostre imprese. Per fare tutto ciò c'è bisogno di innovare, c'è bisogno di avvicinarsi ai nuovi istituti giuridici, a nuovi strumenti finanziari, a nuovi strumenti contabili, a nuove conoscenze che naturalmente chi è portato a studiare queste tecniche deve poi trasmettere agli operatori imprenditoriali attraverso un circuito virtuoso della conoscenza, dove sui territori professionisti ed imprese possono arricchirsi culturalmente, vicendevolmente, per evolvere verso modelli innovativi di proposizione dell'attività economica sui mercati. Quindi è effettivamente realizzabile nel mezzogiorno, ma soprattutto in questo caso in Sicilia, poter creare delle start-up? Allora, non solo è realizzabile, ma deve essere fatto, perché i percorsi della crescita ormai su modelli tradizionali si sono esauriti e assolutamente tutti i documenti, sia comunitari che internazionali che nazionali, di programmazione economica, dicono che la crescita e lo sviluppo dell'economia, ma anche il benessere sociale, passa attraverso la diffusione della conoscenza e l'innovazione. Una cosa che potrà essere realizzata solo ed esclusivamente attraverso un impegno congiunto di tutti gli operatori. Ognuno per le proprie competenze deve fare la sua parte, deve apportare il beneficio alla creazione di valore aggiunto attraverso, per l'appunto, dei circoli virtuosi di relazione tra diversi soggetti. Spesso la nostra città sul Sole 24 Ore è stata indicata in pessime posizioni in quanto diciamo reattività economica, diciamo così. Cercheremo quindi in qualche modo di scalare questa classifica. Beh, io credo che si possa fare tantissimo, devo essere sincero, mi vergogno, ma ho frequentato pochissimo queste zone. Oggi, grazie anche all'ospitalità che mi è stata riservata, ho avuto modo di apprezzare le bellezze non solo naturalistiche ma anche culturali, enogastronomiche di questa terra, e peraltro ricchissima anche di innovazione, di cultura dell'innovazione, che bisogna semplicemente provare a diffondere in maniera più radicale e che bisogna portare verso circuiti di maggiore valorizzazione delle cose bellissime che noi abbiamo e che a volte dimentichiamo che sono uniche al mondo.
Massimo Conigliaro, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Siracusa, stamane qui in Confindustria si è tenuto questo workshop sulle start-up innovative. Ma quando effettivamente una start-up si può decretare innovativa? Beh, sono state illustrate appunto tutte le tipologie di aziende che possono fruire di questi benefici e queste agevolazioni, sono in generale quelle che producono strumenti innovativi ad alta innovazione tecnologica, però dobbiamo considerare che tutto ciò che viene utilizzato, quindi ad esempio per le attività di impresa, tante volte consente dall'uso di portali, di hub e quant'altro di considerare un'impresa innovativa nei diversi settori merceologici. Questo consente dei benefici non banali, oggi sono stati illustrati e devo dire che è importante diffondere questa conoscenza. Noi ci abbiamo tenuto come ordine a farlo insieme alla Confindustria e alla Camera di Commercio perché credo che ancora molti imprenditori, molti giovani, ma anche molti professionisti, diciamolo chiaro, non hanno ancora la percezione che ci sono agevolazioni nell'ambito del diritto societario, diritti camerali, benefici fiscali, benefici finanziari, benefici commerciali di cui possono godere queste imprese per 48 mesi dalla loro costituzione e con benefici anche per i soci. Abbiamo visto anche, si parlava di interventi di capitale di soci che possono avere detrazioni importanti sulle proprie dichiarazioni redditi del 19%, ovvero per imprese che possono avere deduzioni del 20%, con un panorama normativo tutto sommato veramente che può puntare alla crescita. Ecco, noi in questa fase, in questo contesto, non possiamo esimerci dal tentare di stare sempre più al fianco delle imprese, dei cittadini alla fine, per cercare di risalire un po' la china e avere anche un po' di ottimismo. Questo ci vuole sempre per innovare e crescere.